si intensifica enormemente il flusso dei nostri emigranti verso le Americhe. Si ripetono le scene strazianti alle partenze dei piroscafi. Gli addii riguardano persone che non torneranno più in patria. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata della rubrica Domanda in Duomo. Oggi chiederemo ai giovani, se studenti, se hanno mai pensato di, una volta laureati, di andare all'estero a lavorare. Per chi già lavora invece, se ha mai avuto questa idea, se è pentito di essere rimasto in Italia. Andiamo a chiederglielo. Hai mai pensato di, una volta laureata, di andare all'estero a cercare lavoro? Sì, assolutamente. Perché? Perché tanto qua non è che si possa trovare più di tanto, quindi ci provo ad andare all'estero. Io mi laureo, spero fra poco, in storia dell'arte e niente, poi conviene almeno adesso andare fuori, poi per tornare probabilmente, però sì. C'è una speranza di riuscire a trovare qualcosa? Sì, dipende dal lavoro, perché tipo se fai dei corsi, degli stage per un lavoro specifico magari trovi, tipo parrucchiere, cose varie, si trova di più rispetto a un lavoro più specifico che devi fare all'università, che poi alla fine non trovi niente. E boh. Andiamo a lavorare. Fare cosa, sai già? Sì, iscrivermi all'arma e fare domanda all'arma. Idee chiarissime. Sì, sì. Dopo l'università hai già le idee chiare su cosa farai, no? Ma assolutamente no, ma proprio più donne del no. I tuoi genitori lo sanno? La battuta. Sì, lo sanno. Il mondo del lavoro ti ha deluso in Italia? No, perché sto bene all'estero, l'ho già assaggiato un po' di estero e mi piace. Dove? In Africa. Dove? In Ghana. Chiedimi ancora dove, ti dico, ma anche se però qui finisce la conoscenza. No, 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 conosco. Ho fatto dopo la quinta anno sabbatico, attività che fai, tipo il volontariato, quindi scuole e simili. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ti è toccato partire bambina. Quindi non vedi un futuro roseo davanti a te? No, io credo che se uno si mette a cercare con intelligenza può trovare. Che splendida battuta che hai voluto dire! Allora, farò la specialistica e poi penso di andare all'estero, perché c'è la speranza di un'alternativa vera rispetto all'Italia comunque. Sì. Idee chiarissime anche tu, cioè qui in Italia... Qui in Italia nada. No, qui no. Dove all'estero? Ma o Stati Uniti o Inghilterra. Mazze zuzzeria. Via Maraganio. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Cosa pensi di fare dopo, in Italia o all'estero, trovare lavoro? Ma non so, devo vedere. Cosa pensi di quelli che vanno all'estero a cercare di trovare lavoro? Sì, forse è difficile trovare anche lavoro e mantenersi lì e vivere normale, però bisogna fare i sacrifici. Sei italiana? No. Di dove sei? Georgia. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Già lavori? Sto cercando perché sono appena rimasto disoccupato. Penso che sia abbastanza critica la situazione ormai per quanto riguarda l'ambito lavorativo più che altro. Sei assunto? Sì, sì, a tempo indeterminato e tutto quanto. Cioè, mi accontento di quello che ho. Se avessi una laurea pure io andrei fuori dall'Italia. Tu? In che cosa ti sei laureato? Sono laureato in scienze biologiche, laurea triennale. Ho completato il ciclo di studi con la magistrale. In caso di necessità si prende quello che capita. I colleghi, amici che comunque sono andati a lavorare / studiare all'estero. Ed è capitato spesso che hanno avuto più guadagni a lavorare nei bar e cose simili che a lavorare nel loro campo di studi. Maestro, che bello! Ma questo è il giardino dell'angelo coi baffi. Era un vecchio di qui. Dava da mangiare agli uccelli di legno. Tutti ridevano, ma lui era ottimista. E gli uccelli grandi! L'ottimismo è il profumo da vita. L'ottimismo vola! Tenti di fare la curatrice di mostre, cosa vuol dire? Vuol dire che sono laureata in arti, patrimonio e mercati all'Università Ulm, però la difficoltà è trovare il lavoro. Hai mai immaginato un futuro all'estero? Sì, sono anche stata. Dove? In Canada per 6 mesi. E è andata bene, però volevo tornare in Italia per provare a farmi una vita nel mio paese. Potresti riprendere in considerazione il fatto di espatriare? Penso di sì. Adesso sono un po' demoralizzata, quindi penso proprio di sì. Cosa ne pensi della fuga dei cervelli? Penso che è un vero peccato, però se la situazione è questa non c'è proprio nient'altro da fare. Grazie mille, in bocca al lupo per tutti.